Intanto, buongiorno a tutti. E, ecco, come veniva introdotto, io sono nato un po' in questo mondo dei social, dove spargo consigli per la pulizia della casa, per il bucato, e molte volte le persone guardano e dicono: ma un ragazzo così giovane, un ragazzo che parla di pulizia e di bucato, suona una cosa un po' strana, ma in realtà è così. E intanto per rispondere per la macchia di caffè, perché poi sono quelle cose come quando sei al ristorante che dici: cavolo, mi è caduto l'olio, adesso come faccio ad andare in giro pattaccato e tutto. La macchia di caffè è molto semplice: un po' di acqua ossigenata e una punta di sapone per i piatti e fidatevi che in 3 secondi sparisce. Perché poi qua quando si parla di macchie, poi c'è un mondo enorme che poi vabbè, magari poi entreremo nel dettaglio con qualche domanda, però è un po' quel mondo che contraddistingue quello che è la mia comunicazione sui social, quindi scoprire dei trucchetti per risolvere delle cose che magari tanti di voi sanno, ma magari tanti ragazzi della mia età vanno a chiedere e quindi non sanno come giostrarsi con tante cose, però adesso poi ne parleremo, lascio la parola a Rosangela. Io innanzitutto volevo raccontare come è nato questo incontro, perché confesso che non ti conoscevo. Beh, ma sono una boomer, quindi ci sta per certi versi. E vabbè, eravamo a Genova, tu sei genovese di origine, ero con il nostro art director Luigi Berio, l'artefice sin dall'inizio di tutto quello che riguarda il logo, l'immagine coordinata del festival. Punto di domanda esclamativo è lui, Luigi. Si parlava quest'inverno, non mi ricordo, ma comunque noi, finito un festival, iniziamo a programmare l'altro. È un tavolino di un bar, quasi come quando è nato il festival, tavolino del bar con Umberto Eco, per dare un'idea. Poi passa e mi dice: dovresti invitarlo al festival. Ma chi è? È Mattia Alesso. E chi è Mattia Alesso? E allora mi ha spiegato, ci siamo scambiati i numeri e sei qui. Torno a casa, parlo con mio figlio, 25 anni, e mi dice: beh, ma non lo conoscevi? E ho detto: no, confesso che non lo conoscevo, perché anche lui, come tantissimi suoi amici maschi e femmine, ti seguono con grande passione. E quindi ho scoperto, come si diceva prima, da dove arriva la sua fissazione per il bucato, che veramente mi mette in difficoltà perché io non sono così preparata. E quindi eccoci qua. Ma quando nasce in realtà la casa di Mattia? Allora, io racconto sempre un aneddoto. Avevo 3 anni, quindi partiamo da un'età molto giovane. Mia mamma stava andando a partorire mio fratello all'ospedale e mi lascia da mia nonna. Mia nonna sapeva benissimo che per intrattenermi e farmi stare tranquillo, quindi non girare per casa, non disturbarla, doveva piazzarmi davanti alla lavatrice mentre andava, perché probabilmente quel roteare ipnotico mi teneva buono. Se non che quel giorno io decido, mentre ero lì tranquillo, di svitare il filtro della lavatrice. Quindi io a un certo punto chiamo mia nonna disperata perché stava allagando tutto il bagno, e da quel momento poi credo che istintivamente mi sia nato un interesse nello scoprire come funzionasse la lavatrice. E allora poi piano piano negli anni mi sono avvicinato un po' a quella che era l'idea di scoprire come togliere una macchia, come appunto funzionasse veramente dentro la lavatrice, piuttosto che la lavastoviglie e tutti gli elettrodomestici. E nell'adolescenza mi sono avvicinato un po' a studiare la chimica della detergenza, quindi capire come togliere una macchia piuttosto che un'altra. E poi, quando sono andato a vivere da solo, avevo 22-23 anni, un giorno ho detto: ma sai che c'è? Questi consigli funzionano. Casa mia mamma, quando sono andato a vivere da solo, disperata perché aveva cambiato la lavatrice, mi ha detto: Matti, ma come si usa sta lavatrice? Perché le facevo io le lavatrici durante la adolescenza. Quindi ho detto: beh, non mi ricordo più i programmi. Quando usavo ancora la vecchia era ancora meccanica, ora è tutto elettronico. Niente, devi venirmi a fare un ripasso su tutto. E allora un giorno decido e dico: ok,
faccio un video su YouTube su come suddividere il bucato. Sembra una cosa banale, ma che poi, se no, quando lo fai male sono quelle cose che dici: ho macchiato questo, ho perso il colore, si è ristretto, eccetera. Ed è andato virale subito su YouTube, perché era una cosa che non si trovava. Poi c'era, ero giovanissimo, perché avevo 22 anni, quindi dici, un ragazzo così giovane su YouTube che parla di queste cose. E poi da quel momento ho fatto video, fino a diventare virale nel mondo delle pulizie. E tu parlavi appunto prima di tua nonna. E ieri abbiamo avuto Dario Bressanini con noi, che ti conosce, e quindi magari ti saranno pure fischiate le orecchie, perché ti stima. E, ma insomma, anch'io lo stimo moltissimo. Dario Bressanini è un chimico di formazione, come dicevi, hai studiato anche tu, prima di lanciarti sulla, diciamo, sulla modalità di lavaggio e altro. E appunto, i rimedi della nonna funzionano? Ma allora, assolutamente ci sono dei rimedi della nonna che sono tramandati di generazione in generazione, che funzionano. Poi io adesso non so se mi direte qualcosa. Io ad esempio non utilizzo tanto l'aceto come si utilizza, come tanti trucchetti della nonna, o il bicarbonato per il bucato, è una cosa che io ad esempio non utilizzo, però ci sono ovviamente tanti rimedi della nonna che funzionano e che aiutano, sicuramente sono la base di come togliere alcune macchie, che anche io oggi faccio. Ovviamente. Ma tu hai una passione che io all'inizio dicevo no, non posso farlo, poi mi sono lasciata convincere per la candeggina delicata. Ah, sì. Questa è una cosa che mi ha sconvolto. Allora, per chi non l'avesse mai provata, la candeggina delicata è la rivoluzione del bucato. Ma sapevate, no? Beh, a me le persone, quando mi fermano per strada, dicono: Mattia, che bello, i tuoi consigli sono spettacolari, ma la candeggina delicata mi ha svoltato la vita. Ma no, è perché è una cosa... si ha un po' l'idea della candeggina delicata, la si associa alla candeggina classica, che è una, sono totalmente due cose diverse. Una base di cloro, e quindi va a sbiancare, fa perdere colore se non si utilizza bene. L'altra base di perossido di idrogeno, quindi acqua ossigenata. E serve per igienizzare il bucato. Che succede? Hai sentito parlare di candeggina delicata? E quando uno dice la voglio asciugamani, ma poi quando mi asciugo la faccia sento ancora un po' quel frescume. Esatto, l'odore di frescume. Ecco, con quella ti svolta totalmente, perché in aggiunta al lavaggio cambia, si apre un mondo. Sai quando apri la lavatrice che senti proprio quel profumo? Quello aiuta tantissimo. La candeggina delicata, segnatevelo, così almeno quando andate a fare la spesa sapete cosa comprare. E chiaramente tra i tuoi follower ci sono tantissimi ragazzi maschi in questo senso, ma ti capita anche di ricevere delle critiche del genere? No, io queste cose non le faccio. Non so se sia una cosa generazionale, spero di no, per quello che i ragazzi che conosco io, coetanei, figli, parlo al plurale, non hanno questo problema. Magari però ti scrive qualcuno un po' più âgé che ti dice: ma che roba, no, non sono lavori, non è cosa nostra. Ma allora, io ricevo molte, non ricevo tante critiche, perché in generale faccio una cosa che è utile, quindi è difficile da dire no, assolutamente non ti voglio ascoltare. Ricevo tanti complimenti dai ragazzi della mia età, nel senso che, sai, mi immagino lo studente universitario, piuttosto che chi va a vivere da solo o comunque va a convivere, perché loro tramite i social e tramite me riescono a rendersi più autonomi su alcune cose. Non chiedono magari a casa, non chiedono l'aiuto a casa, diciamo, non c'è la classica telefonata, ma me devo fare la lavatrice, come devo fare. E invece mi capita di ricevere qualche critica da invece chi ha magari qualche anno in più di me, e appunto mi dice: vabbè, ma queste sono cose banali. Ma no, non è... banali, sì. Non legate, quindi diciamo, no. Sono cose banali. Poi a volte mi si dice:
No, beh, però io lezioni da maschio non le prendo. Ok. Ok. Ma io poi in magazzino dico va bene, ma sono tutte cose, sono tutte critiche costruttive alla fine. E, però una critiche brutte da dire no, assolutamente, stai facendo delle cavolate, stai dicendo delle cavolate, no, no, questo no. Anzi, viene molto apprezzato un po' questa mia voglia di condividere questi consigli in maniera molto anche simpatica a volte, perché faccio anche dei video un pochino divertenti, e quindi no, no, tante critiche brutte no, negative mai. Beh, meno male, quindi sei portavoce in pratica di un cambiamento in atto generazionale, quindi vuol dire che anche noi mamme stiamo crescendo bene i nostri figli maschi, il che non guasta. La mia domanda successiva è: quali sono gli errori, orrori, come li chiami tu, quelli proprio che possiamo fare occupandoci delle faccende casalinghe? Allora, ce ne sono due principalmente. Uno, ed è una cosa che mi viene detta molto spesso, risciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie. Allora, per alzata di mano, chi risciacqua i piatti prima di metterli in lavastoviglie? Ecco. Allora, siamo colpevoli. Allora, ragazzi, non si fa, nel senso, no, però è vero che può dar l'idea di mamma, metto una cosa così sporca dentro la lavastoviglie. Si intasa il filtro. Si intasa il filtro. No, ma allora, il piatto si toglie il residuo grossolano del cibo, quindi se rimane un pezzo di carne, un pezzo di insalata, eccetera, con uno Scottex, quindi che si può utilizzare per tutti i piatti. Poi bisogna metterli unti e straunti, bisunti, dentro la lavastoviglie, ma anche perché la lavastoviglie, quando noi abbiamo il ciclo di lavaggio, fa prima del lavaggio principale un prelavaggio. Quindi noi andiamo a prelavarli a mano, li prelava la lavastoviglie, quindi poi praticamente alla fine la lavastoviglie ce la siamo comprata per niente. Quindi, ed è tra l'altro un consumo di acqua che non sembra, ma quando si apre l'acqua, eccetera, eccetera, è un consumo di acqua. Quindi fidatevi, metteteli sporchi in lavastoviglie, non c'è problema, verranno puliti e senza problemi. L'altro è la parte relativa al lavaggio e lavatrice, ovvero l'utilizzo di cicli rapidi a basse temperature solo con detersivo liquido, perché poi a volte mi dicono: Mattia, io ho le maglie che mi sanno ancora di odore di sudore, gli asciugamani che gli rimane quell'odore, dico, ma come li lavi? Ma no, faccio un ciclo a 30 minuti, a 30 gradi, con messo un po' di detersivo. Dico, ragazzi, ci sono delle regole precise anche in queste cose, bisogna seguire un minimo di accorgimenti, di logica, che aiutano ad ottenere queste cose. E quindi questi sono un po' gli orrori che io definisco orrori maggiormente, che riscontro maggiormente. Poi vabbè, ce ne sono tantissimi in casa, alla fine uno si sveglia la mattina e dice devo dire questo, ma questo lo faccio domani, no, questo non lo faccio, eccetera. Ma ce ne sono un sacco di cose in casa. Facciamo degli errori, ma siamo qua anche per appunto cercare i consigli e trovarli anche come me sulla casa di Mattia. Anche perché tu hai un lavoro a tempo pieno, io immagino che qualcuno pensi, vabbè, magari chissà cosa fa davvero nella vita Mattia adesso. Tempo perso, fa qualche video, ci passa il tempo, è contento che crescono in maniera esponenziale, scrive libri, vendono bene e via. Però in realtà la tua giornata tipo lavorativa, come organizzi il tutto? Allora, innanzitutto è molto interessante quello che hai portato all'attenzione, il fatto di dire è veramente un lavoro questo? A me tante volte sui social, nei messaggi mi scrivono: ma qual è il tuo lavoro, Mattia? Nel senso, cos'è che fai oltre ai video? E io rispondo: questo è il mio lavoro. Nel senso che dietro ad ogni video sembra una cavolata, ma c'è uno studio legato a vado a leggere i messaggi che mi mandano, quindi percepisco quali sono i bisogni, quali consigli cercano, e quindi creo i contenuti sulla base di quello che mi viene chiesto. Ma creare un video vuol dire organizzarlo, girarlo, editarlo, pubblicarlo,
rispondere ai commenti, capire se c'è una se qualcuno ha bisogno di una mano aggiuntiva. E quindi dietro tutto questo c'è un lavoro, ed è il mio lavoro. È così. E poi, infatti, la mia giornata tipo è: mi sveglio la mattina, vado a leggere i messaggi, vedo cosa mi viene chiesto, mi immagino cosa posso creare di contenuti, li creo, li giro, li edito e li pubblico. E poi c'è tutto il lavoro dietro, che è... ci sono veramente un sacco di passaggi. La post-produzione. Certo, ci sono un sacco di passaggi. Immagino, qua abbiamo i nostri super, a proposito di post-produzione, loro ti comprendono. E quindi no, sì, è un lavoro a tempo pieno. Anzi, a volte si fa anche di più perché hai paura di non avere abbastanza da comunicare, quando invece poi c'è un quantitativo di argomenti incredibile e non si smette mai di imparare da quel punto di vista. Chiaramente, tu dicevi appunto che crei tutti i tuoi video, le tue pillole in base alle richieste che ti arrivano. Ma c'è una percentuale, questa è una curiosità mia, cioè ci sono degli argomenti che tirano di più? Ma allora, sicuramente l'argomento relativo al bucato è quello che richiede più consigli, perché ci sono tutte le macchie, tutte le cose, come fare la manutenzione alla lavatrice, eccetera. Però è svariato, nel senso che... appunto, come dicevo, sembra che quando ci svegliamo la mattina, quando decidiamo di fare le pulizie, sembra un gioco da ragazzi, dice, ma passo un po' l'aspirapolvere, passo, poi comincia a vedere la polvere sopra il mobile, vai, passo lì, e poi vedi quello lì, poi vedi quell'altro, e quindi le domande sono veramente a 360 gradi su tutto quello che è l'argomento casa. Ma questa è una domanda mia personale, come c'è una colonna sonora particolare che suggerisci per rendere il tutto più piacevole, a parte le passioni, inclinazioni personali, che io, allora la mia passione è in effetti anche bucato, lo confesso, però il tutto per rendere, cosa consiglieresti? No, ma io innanzitutto quando faccio le pulizie c'è ovviamente una playlist di fondo, perché devo essere con la musica, devo pulire con la musica. Che fai di giorno in giorno? Cambi? No, io faccio partire la playlist e comincio a pulire. Mi dico ogni tanto ballo, giro con l'aspirapolvere, perché poi è anche un momento che io trovo piacevole. Poi fare pulizie non è che sia piacevole, perché ovviamente è una cosa anche noiosa. Ma... appunto, per non renderla noiosa, parte una bella playlist con musiche abbastanza toste che dici, va bene, ok, mi dimentico di tutto e mi faccio il giro della casa ballando. E quindi va a gusti. Direi che non ce n'è una in particolare. A volte mi metto quelle latinoamericane che mi fanno un pochino ballare un po' di più e quindi... Così c'è anche l'effetto di... via! Così non solo dà soddisfazione avere tutta la casa pulita, bucato, perfetto, ma dimagrisce. Sì, faccio anche un po' di allenamento. Lavare i vetri? Quella bella domanda. Allora, lavare i vetri, il metodo migliore in assoluto è l'acqua e il sapone per i piatti. Provatelo e diventerà... E non ti sono venuti bene? Allora aspetta, rivediamo i passaggi. Allora, per avere vetri splendenti, prendiamo una bacinella di acqua tiepida, mezzo cucchiaino da caffè di detersivo per i piatti, una bella microfibra pulita, uno straccio in cotone per asciugare dopo pulito, prendiamo la microfibra, la immergiamo, passiamo sul vetro, non risciacquiamo perché non ce n'è bisogno, asciughiamo e fidatevi, che vengono una meraviglia. L'unica cosa è lo straccio per asciugare deve essere preso dal cassetto e usato pulito. Quindi quella è l'unica cosa. Comunque mandami una foto in direct che poi ti consiglio senza problemi. Dici, guarda, ero quella signora dal Festival delle Comunicazioni che ha gli aloni sui vetri, ora li risolviamo. Quindi l'effetto del sole
mia mamma che mi diceva sempre: no, lavare i vetri con il sole. È vero, no, è verissimo. No, i vetri si lavano quando non ci picchia il sole, ovviamente, perché sennò fa caldo, si asciuga l'acqua e rimane l'alone, quindi no. Bisogna farlo quando all'ombra, la sera, prima, dopo il tramonto, quando piove. Esatto, esatto, quando mi dicevano sempre. No, è come quando piove che tanti tirano fuori le persiane dalle finestre. Ora piove, comincio a pulire, sfrutto un po'. Perché poi si risciacquano da sole e via. Esatto. Le persiane anche. Le persiane, lo so. Vedi che ci sono tante cose che sono allora, curiose delle pulizie. Partiamo con le domande. Ecco, dai. Allora. Aspetta. Forza, tirate fuori tutto, Per rendere i tessuti bianchi, che sono belli bianchi appena comprati, e poi tendono al giardino, al grigino. Allora, dica mo cosa si fa. Allora. Forza. Allora. Voi pensate la risposta alla candeggina? No. No. C'è un prodotto che negli ultimi anni sta un po' spopolando, che si chiama percarbonato di sodio. Percarbonato, non bicarbonato. Il percarbonato si trova ora nei negozi di detersivi, solitamente in vasetti di plastica. Il percarbonato si chiama percarbonato, poi glielo scrivo, signora, la porta a casa, al bigliettino, la porta. E, esatto. C'è poi in libreria, sì, per chi volesse poi. E, il percarbonato è pazzesco perché principalmente è molto ecologico di base, quindi non ha una... ha un basso impatto anche ambientale. Si utilizza in acqua che deve essere almeno 40-50 gradi, quindi in acqua tiepida / calda, verso i 60. Sprigiona ossigeno attivo che va a sbiancare la fibra, ma non la va a ingiallire. Quindi, se volete, io quando a volte metto nelle stories che ho steso il bucato, mi arrivano i messaggi: anzi, i tuoi capi bianchi fanno luce anche dall'altra parte del quartiere. Certo, è uno sbiancante smacchiante. Quindi, percarbonato, e proprio andate sul sicuro per avere... L'omino bianco va bene, quello liquido no, quello in polvere sì, perché è proprio bello sbiancante. Anche lì però bisogna utilizzare 40-50 gradi per avere buoni risultati. Ma il percarbonato ve lo consiglio proprio vivamente, anche quando abbiamo tutti gli strofini. Si mette in lavatrice, nel senso che in aggiunta al detersivo si mette insieme e si avvia il lavaggio in lavatrice. Esatto, mi sembra. No, allora, più nei negozi di detersivi. Ecco, perché al supermercato non l'ho trovato. Sapevo che sarebbe stato un dibattito. Sì. Qua un'altra domanda, guarda. Sì, c'è anche una signora che ormai c'ha la periartrite al braccio, da tenere la braccia alzata. Dunque, la mia domanda riguarda la morbidente, no? Mi è capitato più volte, con lavatrici anche abbastanza nuove, di pochi anni, di trovare dei capi macchiati dalla morbidente, colorati e bianchi, quelle ombre grigie che poi non vengono mai più via, con le maledizioni dei miei figli, di mio marito, di tutti quanti, perché ho rovinato magliette, quindi è sborso di soldi per ricomprare quello che avevo danneggiato. Detto questo, uno, la morbidente, ho notato che se hai l'acqua dura, poi crea quella craccia dentro la lavatrice e i capi escono con le ombrette. Adesso però, visto che sono alla ricerca anch'io di nuovi espedienti, uso la pallina di stagnola al posto della morbidente. Funziona. Funziona nel senso che hai quegli asciugamani morbidissimi. Sì, restano più morbidi. Dario Bressanini le verrebbe un colpo. Giustamente. No. Perché... allora, la morbidente di per sé
va benissimo utilizzarlo, io lo uso. La questione è utilizzare delle dosi contenute, perché gli amorevidenti di oggi sono estremamente concentrati, quindi bisogna usarne davvero poco. Le macchie di cui fai riferimento te è un mix di fattori, in realtà. Può essere la questione ammorbidente, ma anche può essere magari che ci sono dei residui all'interno della lavatrice, ed è per quello che io consiglio ogni mese di fare un ciclo di pulizia, che sia con il percarbonato, che si può utilizzare anche per igienizzare la lavatrice, un ciclo a vuoto ad alta temperatura, in modo tale che elimini i vari residui che eventualmente possono depositarsi sui capelli. Per eliminarli uso l'ammoniaca, ogni lavaggio un capillo di ammoniaca e non ho più le ombrelle. Ok, perché l'ammoniaca è un forte sgrassante, assolutamente. L'ammoniaca, ad esempio, viene utilizzata per il lavaggio della lana in alcuni casi, perché è un forte sgrassante, ma non va a infeltrire la fibra. Comunque, ma è per quello che vi dico che c'è un mondo dietro tutta la questione del bucato, eccetera. E quindi la carta stagnola non c'è una valenza chimica che possa correlare il fatto che i capi siano morbidi perché metti la pallina di stagnola. Probabilmente, magari non utilizzando l'ammorbidente, i tessuti magari utilizzavi troppo ammorbidente, non utilizzandolo si sono un po' rilassate le fibre, quindi ti dà quella pressione. Comunque, la manutenzione della lavatrice per evitare quelle macchie è importantissima. Quindi una volta al mese, una volta anche ogni due mesi, non esageriamo. Un bel ciclo, cura lavatrice oppure il percarbonato, Luigi, e via, poi sparisce la paura delle macchie di sporco. Mattia, posso chiederti di alzarti in piedi così? Io sono qui alla tua sinistra adesso, così ti vedono anche sì, da certo. Qua. Io volevo solo salutare Luigi, di cui ho parlato ampiamente all'inizio, perché Mattia è qui, grazie al nostro alto merito. Un applauso. Luigi è quello che ha inventato questi loghi con punto interrogativo, esclamativo. Domande e risposte. Allora, qui abbiamo un'altra domanda. Buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere per le macchie di sangue. Ok. Allora. Perché la signora sta scrivendo un noir. Attenzione al marito che sta facendo delle domande che potrebbero servire a qualcosa. Allora. La macchia di sangue è molto interessante, perché questo c'è un consiglio della nonna qua che funziona molto bene. L'acqua ossigenata successivamente, ma la prima cosa da fare è mettere un cubetto di ghiaccio sulla macchia di sangue. Perché? Se noi andiamo a lavare la macchia di sangue senza pretrattarla, la andiamo a fissare ancora di più, perché col calore si va in realtà a fissare la macchia di sangue. Passiamo prima un cubetto di ghiaccio, poi ci buttiamo dell'acqua ossigenata che non va a rovinare i colori, anzi mantiene tutto perfettamente. Lasciamo agire quei 10 minuti che vedremo frizzare, perché è come quando ci disinfettiamo una ferita. Poi lanciamo in lavatrice e uscirà perfettamente tolta. Quindi la macchia di sangue, cubetto di ghiaccio prima sulla macchia, che vedi già che si scioglie, e poi un po' di acqua ossigenata. Sì, no, allora... Va benissimo anche acqua fredda corrente, il ghiaccio è proprio quello shock che il sangue non si aspetta e che quindi... Allora, leggete i giornali per vedere se qualcuno ha lasciato tracce di sangue o meno. Altra domanda qua, sono ok, okay, vedo. Allora, Mattia, intanto grazie perché hai arricchito l'offerta della comunicazione. Volevo chiederti un pavimento, forse si chiama brecciato, insomma, un pavimento dell'inizio del secolo scorso che non vorrei cambiare. Quelle con le macchioline che sembrano di mortadella. Sì, ok, ho capito. Però si presenta come se fosse un po' sporco, soprattutto ai bordi, perché prima non avevano le cose per tagliare. Sì. Cosa potrei fare per renderlo più piacevole? Grazie. Allora, in questo caso, siccome ci sono tantissime superfici, quindi ogni volta decidere quale detergente utilizzare è un po' difficile.
In questo caso funziona sempre molto bene il classico alcol rosa, quello denaturato. Bisogna fare una soluzione in 5 litri d'acqua, dove andiamo a inserire 100 ml di alcol denaturato, acqua tiepida, meglio, e poi sui punti in cui è un pochino più difficile o che sembra che magari ci sia un deposito di sporco, passare direttamente con una spazzolina, di quelle proprio anche la classica paletta per togliere la polvere, la si immerge direttamente nella soluzione, si passa e poi con un panno si asporta via lo sporco. E poi in generale su tutta la superficie si può usare questa soluzione. Prego. Ah, io vedo che molta gente prende appunti, però ricordatevi che più avanti c'è la libreria dove andremo a fare la firma copia e ci sono i suoi libri. Altra domanda? Ciao, grazie. Ciao. Io ho una domanda, prima sulla comunicazione, cioè volevo capire se hai una statistica di chi ti segue, dei tuoi follower, sul genere e sull'età. Sì. E poi, essendo veneti e facendo molte cene, le macchie di vino rosso. Okay. Allora. Attenzione alla signora Viola, professoressa Viola, che è veneta come lei, non vuole il vino. Allora, per rispondere alla prima domanda sulla parte della comunicazione, sì, ho una statistica, diciamo che nel mio caso circa un 70% è genere femminile, un 30% maschile, ma i maschietti stanno crescendo piano piano, perché incuriositi appunto da questo mondo, piano piano stanno crescendo. Era loro. ne sono la rappresentazione, piano piano ce la faremo. Età, la fascia più grande è dai 25 ai 45 anni, quindi la fascia un po' più giovane e diciamo la fascia consolidata all'interno della vita che è già andata via da sola. Però anche la fascia 50-60 che è molto attiva, devo dire, e cominciano ad avvicinarsi un po' di più la fascia anche un po' più giovane. Quindi sopra i 18 che magari vanno via per studiare, cominciano a voler capire come togliere, pulire le nuove sneakers bianche, tutte quelle cosine lì. E quindi comunque è molto varia, diciamo il mio pubblico è molto vario. E, per quanto riguarda invece la macchia di vino, a me piace un sacco poi raccontare queste cose, ma ci vorrebbe veramente una giornata intera. Voi immaginatevi due grandi famiglie di macchie, che sono le macchie grasse e le macchie magre. Uno dice, ma le macchie grasse. Macchie magre sono le macchie colorate, quindi quello che è caffè, vino, sugo, succo d'arancio. In tutto in quella famiglia di macchie bisogna usare l'ossigeno attivo, la famosa candeggina delicata o la famosa acqua ossigenata, da versare direttamente sulla macchia, quindi basta prendere un mezzo tappino di candeggina delicata, si versa direttamente sulla macchia, si sfrega un pochino e la toglie quasi subito, perché l'ossigeno attivo va a eliminare la parte colorata della macchia, quindi la parte tannica del vino, la parte colorata. E poi si infila in lavatrice, si fa fare il lavaggio normale e sparisce perfettamente. Quindi il vino si toglie così. Fantastico, perché io ho una caratteristica che ho solo io sicuramente. Quando ho una camicia, una maglietta nuova, che ci tengo tantissimo, macchio immediatamente. No, non ti preoccupare, guarda, io sarò anche il risolutore delle macchie e tutti i consigli che vuoi. Ma io sono famoso nel mio gruppo di amici per lo sbrodolone, perché prendo... Ah, non sono solo? No. Capita anche... Ah, che strano. Ma ecco come lo faccio... Esatto, i miei amici mi dicono, lo fai apposta così domani riesci a fare un video su come togliere quella. Invece no, sono proprio così di mio, sono maldestro, mi rovescio il vino addosso, il caffè, una macchia molto presente. Ho un'altra domanda. Prego. Due domande in realtà. La prima, io vivo in una città dove l'acqua è estremamente calcarea, okay, per cui ho sostituito l'ammorbidente con l'aceto. Una volta mi sono macchiata una maglia con la cioccolata e il lavanderia, la maglia era bianca, il lavanderia mi hanno detto no, che l'unica cosa che si poteva fare era tingerla di blu la maglia direttamente. Quindi vivo, allora, bisogna cambiare tintoria, devo dire che
Allora, la prima domanda ricordami era... Ah no, me l'ero già dimenticata. Cioè. Allora, vi faccio una premessa sull'aceto. L'aceto in realtà sembra un additivo ecologico, eccetera, ma in realtà utilizzato per il bucato ha un alto impatto. Sembra strano, ma ha un alto impatto, soprattutto perché a contatto con alcuni metalli della lavatrice può rilasciare anche nickel, quindi è proprio, cioè, una cosa che dobbiamo evitare assolutamente. Anche perché è un leggero anticalcare, ma l'anticalcare non è... non ha la stessa funzione dell'ammorbidente. L'ammorbidente è composto da dei tensioattivi che si chiamano tensioattivi cationici, che vanno a gonfiare la fibra. In quel caso l'aceto toglie leggermente la parte calcarea, ma non ti dà quella sensazione di morbidezza come l'ammorbidente. Quindi io consiglio piuttosto, se vogliamo proprio fare una sostituzione dell'ammorbidente, che però io non utilizzo, ma ve lo dico lo stesso, è il... No, nel senso che non lo utilizzo come ammorbidente, ed è una soluzione di acido citrico. L'acido citrico, che è quello contenuto nel limone, eccetera, viene venduto sempre anche quello in barattoli, e si può fare una soluzione anticalcare, quindi sostitutiva dell'ammorbidente, con l'acido citrico, e in quel caso magari aggiungendo delle... è vero. No, ma in realtà si può ti fare le bottigliette di acido citrico. No, già le bottigliette. Beh, buona, è vero. E poi puoi aggiungere delle gocce profumate di oli essenziali se vuoi dare anche poi la palla. Oppure, cioè, io ho fatto anche un profumatore per bucato che è molto buono, ve lo dico. Poi ve lo consiglio. A base di oli essenziali, quindi anche una cosa molto... però, ecco... Per concludere la cosa, l'aceto non lo utilizzerò. Il cioccolato in realtà è una macchia che non c'è bisogno di ritingere tutta la maglietta. Anche in questo caso basta utilizzare uno smacchiatore a base ossigeno attivo. Quindi i classici Vanish che vendono spray, quelli vanno bene perché sono studiati apposta per quelle tipologie di macchie. Addirittura tingerla, eccetera, la tintoria... Magari era perché era un lavasecco, non lavano ad acqua, quindi il lavasecco non toglie macchie di cioccolato, ma solo quelle del grasso corporeo. Vabbè, comunque, si può utilizzare uno macchiatore tranquillamente e va via. Mattia, mi sono convinto che la tua compagna e mia moglie ci hanno scelto per la nostra passione a fare le pulizie. Senti, ho una prima domanda maschile. Prego. Dunque, intanto volevo spezzare anch'io una lancia sull'acido citrico, perché quando l'ho scoperto è veramente una panacea per molte cose. No, una domanda personale. Siccome io sono addetto alla pulizia al bagno, del bagno, sono un appassionato e come me non lo pulisce nessuno. È vero, perché poi in casa uno poi diventa il re di una stanza. Cioè, chi pulisce bene la cucina, chi il bagno, sono d'accordo. Ecco, io uso la grande perché è un prodotto, secondo me, molto efficace, il Cif. Ok. Però a volte mi è venuto un dubbio, soprattutto sul prodotto di qualche anno fa, per il contenuto di microplastiche. Ecco, quindi affrontare il tema delle microplastiche. Allora, è un discorso molto ampio questo, nel senso che le microplastiche sono quelle parti contenute che sono all'interno dei detersivi che aiutano poi anche la fase pulente, lavante, che aiutano a sollevare lo sporco. Poi oggi si tende, tante case produttrici cominciano a tendere nel cercare di limitare l'utilizzo delle microplastiche, però nel caso per la pulizia del bagno, ad esempio, il nostro percarbonato che abbiamo tirato fuori prima è un ottimo sostituto quando si vuole andare a igienizzare la superficie. In quel caso basta creare una soluzione, non so che a te non piaceranno queste soluzioni, però... Molto semplicemente una soluzione con acqua calda e percarbonato e si può utilizzare per la pulizia del bagno. Proprio per chi vuole, anche in questo caso, evitare l'utilizzo di prodotti classici che sono molto efficaci, però sicuramente hanno un impatto un pochino diverso sulla questione ambientale. I pavimenti di legno. Adesso non so se dovevamo fare un'altra domanda, ma volentieri poi... Ok. No, ci sono io, buongiorno. Ecco, buongiorno. Allora, io invece mi rivolgo al tipo di macchia che si crea nei cassetti per le vecchie cose che ci sono. In particolare, tipo le macchie gialle. Sulla seta, quelle macchioline gialle piccolissime. Ok. E addirittura la muffa. Ok. Che quando non buca crea delle macchie nere che non vanno via con niente.
Per carbonato, è sempre la soluzione. Nel anche senso, sulla seta. Anche sulla seta si può utilizzare. Allora, sulla seta è sempre un discorso un pochino complicato perché è un tessuto molto delicato, però in quel caso a mano, mettendola a bagno in una soluzione di acqua tiepida, detersivo liquido per capi delicati e un pochino di percarbonato, si può eliminare il tutto a mollo per almeno un'oretta, ecco. E poi per il resto invece basta aggiungerlo direttamente alla lavatrice. No, tiepida. Comunque, per i pavimenti in legno, consiglio di utilizzare sempre un prodotto neutro per la pulizia del legno, quelli che ci sono in commercio. No, quelli classici nei flaconi proprio specifici per il legno, però, e vanno benissimo. Allora, Mattia, scusa. Sparai la pulita. Sono qua adesso, di fronte a te. Sì, io sono un grillo, giro. Una domanda sportiva, il grasso della catena della bicicletta negli indumenti sportivi, quelli tecnici. Qua, vi ricordate prima le macchie grasse e macchie magre? Qua rientra nelle macchie grasse, quindi cioè è necessario utilizzare uno sgrassante. Quindi il classico sgrassatore che noi conosciamo tutti al Marsiglia, Chantecler, quello va benissimo. Si spruzza, si lascia agire, si sfrega un pochino e poi si va a fare il lavaggio della lavatrice. Quello serve proprio a togliere, serve a togliere il grasso della catena e quindi il grasso del lavoro. Tutto, sì, assolutamente. Ma è una bomba, funziona benissimo. Io spruzzo. Io e te dobbiamo fare due chiacchiere. Adesso arrivo col microfono, c'è un'altra domanda qui. Mattia, ciao, intanto ciao. Un piacere, io non ti conoscevo, ma mia moglie che qui mi ha detto devi venire perché ti svolta la vita. Effettivamente, una domanda, come eliminare gli aloni sotto le ascelle? Quella è una domanda. Se mi aiuti qui. Allora, partiamo col girare la maglia al contrario e poi, io sembrerò ripetitivo, però ci sono due prodotti che uno è il percarbonato sempre, e l'altro è il sapone per i piatti, nel senso che in una ciotolina metti percarbonato, sapone per i piatti, un goccio di acqua calda, fai una cremina che poi prendi, metti sotto la macchia, sfreghi, lasci agire, risciacqui, perché sennò col sapone per i piatti non provate a metterlo in lavatrice, sarà uno schiuma party, che risciacqui bene e poi fai il lavaggio normale. Quella fase iniziale di pretrattare su quella parte della macchia è importantissima, però quella soluzione è pazzesca, proprio riportato delle maglie a nuovo. Agli uomini si stanno scatenando. Ti stavo dicendo prima, io quando faccio la lavastoviglie metto tutto, non risciacquo, butto dentro. Poi ci spruzzo una soluzione di acqua e aceto per togliere quell'odore di refrescume. L'aceto effettivamente riesce a togliere gli odori. L'unica cosa poi è la combinazione tra aceto e detersivi a volte non è proprio ottimale. Quindi se ti trovi bene e i risultati ti piacciono, va benissimo. È meglio quello liquido o quello in pastiglia? Qua entriamo. È stato chiesto, meglio liquido o in pastiglia? Dipende da che ciclo utilizzi. Io consiglio le pastiglie perché contengono ossigeno attivo, quindi anche una fase igienizzante. Il liquido lo consiglio quando fai un ciclo breve la lavastoviglie, quindi... allora le pastiglie. Io sono io la detta la lavastoviglie. Vedi, è anche la lavatrice. Il mio vero lavoro non è lavorare al festival, ma mi occupo di acque e io suggerisco non usare detersivi in polvere perché intasano le fognature. Allora, io invece li utilizzo, ma devono essere utilizzati con cicli di lavaggio lunghi che permettano al detersivo di sciogliersi completamente e che quindi poi non vada a creare problematiche all'interno delle... tipo ciclo lungo, un ciclo almeno a 40-60 gradi della durata di 2 ore, quando si fa il ciclo del bucato grosso, gli asciugamani, le lenzuola, allora in quel caso si può utilizzare. Senti, mi stavo domandando, ma siccome l'Italia è lunga, ci sono tradizioni millenarie, tu hai fatto anche un'indagine nelle varie regioni, le varie nonne, mamme, papà, zii, se hanno modi diversi di stirare la camicia piuttosto che fare il detersivo? Ma allora, in realtà no, nel senso che non ho sempre un po' lavorato nel mio piccolo, nel come lo facevo io e quindi come lo comunicavo io.
però sicuramente ci sono tradizioni lungo la penisola legate a... Possiamo lanciare un blog di gente che ti suggerisce nelle varie regioni. Beh, certo, come... sì, potrebbe essere un'idea. Come si fa questo? Come si diventiamo le royalty. Okay. No, io volevo... Arrivo a fare la domanda. Volevo semplicemente dire, visto che stiamo parlando di questo, mia mamma diceva sempre: che lavoro fai? Niente, io sono casalinga. Io faccio un applauso a tutte le mamme che invece, visto che ho toccato con mano cosa significa fare i lavori di casa, è un gran lavoro, signora. Ma certo, è un gran lavoro, non siamo disoccupate. L'ultima domanda, gli indumenti sportivi. Io faccio sport tutti i giorni e qualsiasi indumento tu compri, alla terza volta che lo usi, soprattutto se sudi parecchio, ci puoi mettere quello che vuoi, che esce con un odore che prendi e lo butti. Ti faccio una domanda: usi la candeggina dedicata a te? No, adesso la vado ecco. A parlare. Da domani avrai questa domanda risolta. Con quella? Nella lavatrice, insieme al detersivo. Sì, vedrai. Te l'ho detto, ma quando ti ho detto che mi fermo e dico ho svoltato la vita, vedrai domani. Direi che abbiamo risolto un po' di dubbi, di domande, sì, e apriremo una discussione sul tuo blog quando così arricchiremo ulteriormente e ti daremo un po' di lavoro da fare. A questo punto c'è ancora una domanda? Sì, anch'io volevo chiedere. Il casalingo cucina o no? Ma allora, devo dire che io ho anche la passione, cioè a me piace cucinare soprattutto per gli altri, poi per me mi faccio il mio magari riso, le mie cose, però mi piace cucinare, il casalingo cucina anche, sì. Però per il momento non ha paura un po' di cracco che mi facciano dei commenti negativi, si dedica più alle pulizie. Non pubblico qualcosa cucino perché non vorrei mai. Allora Mattia, un applauso perché è stata una mattinata sicuramente. Grazie mille. L'avevo detto, era spumeggiante, schiumosa questa mattinata.